Perché è così difficile selezionare, trovare, attirare venditori davvero in gamba? Perché semplicemente se un venditore è davvero in gamba non sta cercando lavoro. Sta in quel momento mentre tu cerchi sul portale di annunci, figure commerciali, in quel momento lui sta sul tavolo della trattativa, sta sul tavolo della trattativa a vendere. È per questo che probabilmente il motivo per il quale oggi non stai riuscendo ad attirare venditori in gamba parte a monte nel individuare il tuo vendor personas. Che cos'è? Come sai, nel marketing, prima di far partire una campagna di acquisizione clienti, bisogna identificare il buyer persona, ovvero quella figura, quelle caratteristiche della figura del cliente ideale, quindi della persona più predisposta all'acquisto. Ebbene, nella selezione nel recruiting commerciale è uguale. Quindi, prima di far partire la tua campagna di acquisizione venditori, bisogna identificare il vendor persona, ovvero qual è la figura commerciale che oggi vuoi attirare. Probabilmente questa domanda inconsciamente te la sei già posta, no? Ti sei messo in testa il venditore professionista, il venditore con esperienza, il venditore che già lavora nel tuo settore. Bene, però l'abbiamo detto prima, se il venditore ha già esperienza, il venditore è già un esperto, il venditore è già un top venditore del tuo settore, probabilmente oggi è felicemente in trattativa a vendere, a portare risultati al tuo concorrente. E di figure così, converrai con me che ce ne sono davvero poche. Non è pieno di venditori esperti, ce ne sono veramente pochissimi. E quei pochi sono ancorati in un'azienda e stanno producendo risultati per quell'azienda lì. E la crescita della tua azienda, che ha bisogno di innumerevoli venditori performanti, non può basarsi solamente su quelle poche figure commerciali strappate da altre aziende. Che poi converrai con me che se tu riesci oggi a strappare un venditore a un'altra azienda, è probabile che tra un anno qualche altra azienda strapperà quel venditore a te. Quindi forse non è quella la figura commerciale che oggi devi attirare, la figura commerciale di cui hai bisogno. Non ti serve la figura commerciale che magari guarda solo i soldi e che quindi per prendertela devi fare una proposta economica maggiore di un tuo concorrente, che probabilmente appena riceverà una proposta migliore ti lascerà. Tu non hai bisogno di quel venditore lì. Allora, come selezionare veramente venditori in gamba, i top venditori del tuo settore e come portarli dentro la tua azienda? Guardiamo subito insieme quello che è il processo che ci ha permesso a noi come azienda di selezionare, inserire nella nostra azienda più di 100 venditori con performance sempre imbattibili. Come abbiamo fatto? Vediamo tutti gli step che percorrono quello che è il nostro processo di recruiting commerciale. Allora, il primo step, l'abbiamo detto prima, è identificare il vendor persona, ovvero i valori, le caratteristiche che il tuo venditore deve avere. Allora, questo qui è il mio personale metodo. Noi, onestamente, non cerchiamo venditori esperti. Non voglio venditori esperti, perché il venditore esperto non lo trovo, sta vendendo, ok? E se sta il venditore esperto, viene da me a cercare lavoro, probabilmente così esperto non è. Quindi io guardo un'altra cosa, non l'esperienza nella vendita, non le capacità di vendita, che invece è una cosa che si può acquisire, si può imparare a vendere. Guardo quello che non si può imparare, guardo i valori, guardo l'attitudine nel mio venditore. Quindi la prima cosa che faccio prima di attivare le campagne di ricerca del personale, in ogni ruolo, soprattutto quello del commerciale, è fare una lista di tutti quelli che sono i valori, le attitudini che il mio venditore deve avere. Quali sono? Il mio venditore ha la disciplina, è una persona work-oriented, cioè una persona che vive per lavorare, vuole lavorare tanto, è una persona con la faccia come il culo, è una persona che è intraprendente, è curiosa, ama la formazione. Ok, mi faccio la lista di tutte quelle che sono le caratteristiche che il mio venditore deve avere. A quel punto, dopo aver fatto questo, so esattamente che valori deve avere il mio venditore. A quel punto scelgo l'età che deve avere, il sesso che deve avere per quella specifica mansione, quale mansione dovrà fare, qual è il luogo in cui abita, se preferisce lavorare da casa o preferisce lavorare in ufficio. Quindi identifico il mio vendor persona, esattamente il mio venditore ideale, entrando nello specifico delle caratteristiche che deve avere, senza però contare nell'esperienza, nella formazione pregressa. Questo è molto importante, perché più vado a ricercare l'esperienza, più incorro in due cose. Uno, faccio fatica a trovare risorse e un'azienda ha bisogno costantemente di inserire 5, 10, 15 venditori al mese, al trimestre, in base alla grandezza della tua azienda. Più venditori l'azienda inserisce, più cresce, più puoi scalare il marketing, più puoi espanderti. Se metti un venditore all'anno non riesci nemmeno a coprire quelli che se ne vanno di venditori, perché c'è anche un turnover fisiologico.
Ok? Quindi sicuramente se vuoi scalare la tua azienda hai bisogno di figure commerciali tutti i giorni. Noi oggi inseriamo 10 figure commerciali tutti i mesi in azienda. Come ci riusciamo? Perché abbiamo settato bene il nostro vendor personas. Poi, una volta aver settato esattamente le caratteristiche precise che ha il nostro venditore ideale, scelgo il canale. Dove sta questo venditore? È su Instagram? È su LinkedIn? Ok, scegliamo il canale. È fisicamente da qualche parte, in qualche congresso, in qualche aula? Cioè, devo capire dove sta, ok? Nel nostro caso è una persona molto giovane, ok? Una persona dai sui 25-30 anni, e una perché noi vogliamo la persona giovane, con le attitudini giuste, che abbia fame di crescere, no? Perché poi dovremmo dargliela noi la formazione. In questo caso, nel mio specifico caso, non cerco una persona con un'esperienza, e ti ho spiegato i motivi per i quali non dovresti farlo nemmeno tu, è per questo che scelgo una persona giovane, perché comunque voglio che abbia fame di conoscenza, abbia fame di imparare, abbia fame di vendere e di guadagnare sostanzialmente, ottenere risultati. Non voglio la persona con di 50 anni, 60 anni che purtroppo magari ha delle abitudini errate, che okay? Ormai instillate nella sua testa, instillate dalle vecchie aziende che ormai non esistono più, non funzionano più. Io ho un'azienda giovane, una startup, e quindi voglio una persona giovane, una persona, un foglio bianco nel quale posso scrivere io. E quella persona è, per forza di cose, più piccola di età. Quindi ho settato la mia età, 25-35 anni, perfetto. A questo punto scelgo il canale. Nel nostro caso è Facebook, Instagram, perfetto. Ok, quindi ho settato il canale. Quindi, una volta scelto dove devo far girare i miei annunci di ricerca del personale, vado a scrivere il copy. Ok, esattamente come nel marketing, è importante utilizzare un copy non a caso. Non posso scrivere il solito annuncio con azienda con tanta esperienza nel settore, ricerca 7 figure personali, candidarsi qui. Ok, non si candida nessuno, oppure si candida la persona che io non voglio che si candidi. Devo anche cercare non solo di spingere le persone migliori a candidarsi, ma devo anche cercare di fare un copy in grado di filtrare tutte le persone che non sono in target per me. E questo lo riesco a fare perché so esattamente chi è che io voglio attirare in azienda. Quindi a questo punto, come vado a impostare il mio copy? Ecco che cosa faccio. Innanzitutto è molto importante, tutte le persone vogliono lavorare in un'azienda autorevole. Probabilmente se sei qui a guardare questo video non sei Apple, ok? Quindi probabilmente Apple la fa facile, scrive ricerca venditori e tutti si candidano, perché chi è che non vuole lavorare in Apple, in Google? Bellissimo. Noi due non siamo Apple né Google né nessuna azienda top del settore. Quindi la prima cosa che devo fare è far valere la mia autorità nella mia nicchia. Ok, quindi come lo faccio questo qui? Spiego esattamente perché, che esperienza ho nel mio settore, qual è il mio settore, qual è la mission, ok? Qual è il mio perché, ok? Perché lavoro in questo settore, quale beneficio porto ai miei clienti? Queste cose sono molto importanti. Tutti i venditori di successo hanno una mission oltre il voler vendere, guadagnare. Vogliono un perché. Ok? Vogliono sapere perché devono fare quel lavoro, perché devono fare quel lavoro per 100 anni della loro vita, ok? E questo lo faccio spiegando sin dall'annuncio, ok? In quel caso che potrebbe essere l'ads che sto facendo girare su Facebook, devo spiegare la mission, il perché della mia azienda. Poi che cosa spiego? Spiego l'ambiente, ok? Probabilmente c'è chi vuole un ambiente più giovanile, chi vuole un ambiente più serio, chi vuole un ambiente dove c'è molta formazione, chi vuole un ambiente dove non ci sono più orari flessibili, non ci sono orari imposti. Perfetto, spiego esattamente quello che è l'ambiente che troveranno una volta entrati in azienda, in modo che la persona si possa rivedere con quell'ambiente, entri in quell'annuncio, si candidi in quell'annuncio, solamente la persona che si rivede con quell'ambiente. Quindi il nostro ambiente è un ambiente giovanile, dove sono tutte persone giovani, dove si può lavorare sia da casa che in ufficio, dove non ci sono orari imposti, dove c'è formazione tutti i giorni per diverse ore, tutte le settimane, dove ci sono una serie di attività che si vanno a fare, dove c'è una massima trasparenza, tutti si dicono tutto, e dove si scherza e si ride di continuo. Ok, quello è il nostro ambiente. Quindi io lo vado a specificare già nel nostro annuncio. Perché la persona che non è in linea con quell'ambiente, noi non la vogliamo, si troverebbe male, se ne andrebbe dopo pochi mesi, e allora tanto vale che non entra nemmeno subito, non vada a investire con stipendio, formazione e tempo su essa. Un problema delle grandi aziende, di tutte le aziende che hanno dei venditori, è il turnover. Ma come si evita il turnover? Sì, con una serie di attività che si possono fare in azienda, ma in realtà si evita partendo dalla selezione, non selezionando il profilo sbagliato. Okay, è così che si interrompe il turnover. Se oggi stai perdendo il 50% dei venditori l'anno,
Sicuramente c'è qualche problema nel dopo, ok, che va risolto, però molto probabilmente potresti ridurre, dimezzare quel turnover semplicemente migliorando il processo di selezione, avendo la massima coerenza su quello che prometti quando la persona entra in azienda, compreso l'ambiente, la mission, le potenzialità di crescita e altre attività, e quello che poi è davvero. Per farlo lo deve fare chi fa il colloquio, lo deve fare l'annuncio. Devo spiegare esattamente qual è l'ambiente in cui la persona che si candida si troverà una volta entrata in azienda. Cos'altro voglio, devo spiegare nell'annuncio? Quello che è la piramide di crescita, ok? Io non voglio persone che stanno ferme, che si accontentano. Il venditore in generale non è una persona che si accontenta, che ha paura, che non si vuole esporre. Il venditore di successo è una persona che si espone, una persona che vuole sempre di più, che non ha paura dei rischi, che è una persona che se ti deve dire due cose te le dice subito. Ok, non voglio la persona che vuole la yacht euro l'ora e sta a posto così. Non voglio quella persona lì io, no? Ok, quindi la persona che non ha quelle caratteristiche è una persona che vuole crescere. E quindi una cosa che io devo immediatamente spiegare nel mio copy, nel copy dell'annuncio, è la piramide di crescita, ok? Tu entri come setter, ok? Fissi gli appuntamenti, lo devo spiegare, se tu entri così, io te lo devo dire. È inutile che ti dico fare subito il top venditore con gestirai i clienti più importanti. No, non sarà così, è giusto che non sarà così, te lo devo dire immediatamente. Quindi partirai da quello che fissa gli appuntamenti a un altro consulente. Poi che cosa succederà? Diventerai il consulente del target più piccolino, per esempio se io mi rivolgo alle aziende, delle aziende sotto il milione di fatturato. Ok, dopo che cosa succederà? Inizierai a gestire le aziende sopra il milione di fatturato. Dopo che cosa potrà succedere? Potrei diventare area manager, poi potrei diventare sales coach, poi potrei diventare direttore commerciale, poi potrei diventare amministratore delegato, ok? Bisognerà spiegare gli esatti step che il nostro commerciale può percorrere in azienda nella sua crescita professionale. E lo devo spiegare subito, ok? Non è presto spiegarlo nel copy dell'annuncio, va spiegato immediatamente, perché voglio la persona, voglio che si candidi solamente la persona che vuole crescere e ambire a un livello più alto. Quindi, sostanzialmente, il nostro copy già filtra tutta una serie di figure non in target per me, che non sono in linea con il mio vendor persona. Quindi, che cosa devo fare nello step successivo? Devo filtrare ulteriormente chi è andato a finire nel mio annuncio, sostanzialmente si è candidato anche se non è poi in realtà in target per me. Come lo faccio? Avendo ben chiaro quelli che sono i valori della persona che io, con il quale io voglio lavorare, che cosa vado a fare? Vado a fare delle domande, vado a inviare un questionario, quindi nemmeno lo chiamo, non voglio perdere tempo, ok? Non voglio innalzare il mio costo di acquisizione venditore, perché se è vero che il processo di recruiting dei commerciali è molto simile al marketing, anche è anche vero che io devo mettere in conto che spenderò del denaro per ogni venditore che porterò dentro. Io devo sapere esattamente quant'è il fatturato, il margine operativo che mi porta in azienda un commerciale una volta inserito, esempio 50.000 euro l'anno. Perfetto. Una volta che io so che un venditore mi porta 50.000 euro l'anno, di cui 5.000, 3.000 euro il primo mese di lavoro, ok, so che potenzialmente posso permettermi di spendere 3.000 euro per portare un venditore in azienda, no? Se so che mi porta 50.000 euro l'anno, 3.000 euro il primo mese, il ritorno che mi porta il primo mese lo metto nel dipartimento di recruiting, ovvero nel budget che vado a mettere su Facebook, nella persona che chiama i candidati, nella persona che fa i colloqui, nella persona che addestra e forma le persone. Ora lo vediamo, vediamo tutti questi step super fondamentali. E quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo comunque, come un bravo marketer, cercare di minimizzare quel costo, evitando di perdere tempo con lead fuori target, chiamala così. Come lo faccio? Facendo subito una prequalificazione, quindi mando un questionario a tutte le persone che si sono candidate. Ti dico, ok, per andare avanti con il processo di selezione, hai bisogno di rispondere a queste domande. Che domande faccio? Attenzione alle domande che faccio, non mi interessa quanti anni di esperienza ha nella vendita, non mi interessa scrivergli vendimi questa penna in questa fase qui, ok? Mi interessa capire l'attitudine della persona, quali sono i suoi valori. Quindi devo fare una serie di domande, ovviamente non palesi, per capire se rispetta i miei valori. Se il mio valore è noi diciamo work oriented, quindi una persona che abbia il valore del lavoro duro instillato, ok, dentro di sé. E allora che domanda faccio? Non scrivo, ti piace lavorare duramente? Non è fuorviante, no? O comunque
la persona potrebbe anche rispondere rispondere una bugia molto banalmente. Quindi piuttosto magari posso chiedere che quanto tempo vorrebbe lavorare, oppure nell'ultimo lavoro qual era la cosa più brutta che ha passato, ok? La cosa più brutta che ha passato a lavorare 8 ore magari non è la persona giusta per noi. Quindi devo fare delle domande a trabocchetto, passami il termine, no? Magari posso andare a chiedere esattamente cosa vuole in un ambiente di lavoro come il nostro, cosa vuole trovare in un ambiente di lavoro e che cosa non vuole trovare, ok? Quali dinamiche vuole che non accadano, non succedano? Perché queste sono domande molto importanti perché mi permettono di capire se quello che la persona vuole ha un match con quello che troverà e se quella persona ha i valori che io mi sono prefissato. Quindi devo fare delle domande attitudinali. Se una delle caratteristiche che io voglio è il fatto che la persona sia molto abbia la faccia come il culo, come diciamo noi in azienda, allora magari posso chiedergli da 1 a 10 quanto potrebbe trovare difficoltà nel parlare con un imprenditore o un manager, ok? Esempio, mi risponde 7, ma ha molta difficoltà. Allora magari non è la persona giusta per noi. Ok, quindi vado a fare una prima scrematura. Ovviamente, questo qui è un processo standard. Io devo creare uno standard. Non voglio che la tua azienda possa selezionare venditori solo se ci sei tu. Ok, se sei tu ad avere esperienza con individuare, no? Molto spesso dicono, io ho l'occhio, lo vedo subito quando una persona è brava e quando una persona non è brava. L'azienda non va da nessuna parte così, se sei tu che hai l'occhio e se tu domani non ci sei, 2 mesi, 3 mesi, perché sei in vacanza, perché stai male, perché vuoi riposarti, perché sei stressato, che facciamo? Non selezioniamo più venditori? Devi avere uno standard, se non va bene che hai l'occhio e allora capisci chi va bene e chi non va bene. Se questa è l'unica metrica che porta avanti la crescita del tuo reparto commerciale, non andiamo da nessuna parte. Devi impostare delle regole standard. Quindi sulla base delle risposte che la persona dà, il venditore sviluppa un punteggio. Sopra una certa soglia di punteggio, il venditore passa allo step successivo, o meno, anche la persona più inabile e scema della tua azienda, passami il termine, deve poter fare il recruiting, ok? Deve poter fare il recruiting. Bene, allo step successivo, quindi, c'è il colloquio. Che cosa facciamo in azienda? Chiamiamo la persona, verifichiamo che con qualche domanda, sempre a trabocchetto, che le risposte che ci ha dato sono reali. Se ci sembra di sì, portiamo al colloquio e lì facciamo una verifica di tutti quelli che sono i valori. È difficile mentire, tra virgolette, face to face, no? Quindi io ti chiedo le tue esperienze, quello che ti è piaciuto nelle precedenti esperienze, quello che ti è piaciuto e quello che non ti è piaciuto, no? Sostanzialmente vado a verificare quelle che sono le tue attitudini sul lavoro, no? Quello che vuoi trovare, quello che non vuoi trovare, quelli che sono i tuoi obiettivi professionali, quelli che invece sono quello che tu non vorresti mai succedesse tra 5-10 anni, quello che è il tuo obiettivo personale. Come ti vedi tra 10 anni? Questa è una domanda banale ma molto importante da fare durante il colloquio, no? E quelli che sono i tuoi punti deboli, quelli che sono i tuoi punti di pregio. Questa è anche una domanda che dobbiamo fare al candidato. Se la persona gli chiediamo il punto debole, ci dice niente, già è un po' un paraculo, no? Tutti abbiamo un punto sul quale dobbiamo andare a lavorare, dobbiamo andare a migliorare. E se io voglio una persona che si formi, voglio che la persona sia consapevole di dove deve andare a migliorare. Allo stesso tempo ti chiederò qual è il tuo punto forte, ok? Per vedere se è un match magari con i valori appunto della persona che cerco. Quindi questo è quello che vado a fare nel colloquio. Una volta fatto questo, si entra nel campo di battaglia, ok? Si entra a vendere. Io alla fine del colloquio ovviamente farò la mia proposta, dirò esattamente quali sono gli step di lavoro nella mia azienda. A questo punto si entra nella fase di addestramento, ok? La persona non è assurda, ok? Anche una volta che io gli dico ok, iniziamo, la persona non l'abbiamo ancora presa, dobbiamo verificarlo. Io che cosa faccio di solito? Faccio un contratto di un mese, ok? Il mese di prova, tra virgolette, no? Dove comunque già investo sulla persona, investo magari economicamente, comunque la pago la persona per lavorare, e la formo, ok? Mi metto a disposizione tutto il nostro know-how. Ovviamente io non la metto a fare consulenze appena entrata, questo è importantissimo. C'è un percorso di addestramento, quindi noi quello che facciamo in azienda è questo, c'è cioè una prima formazione abbastanza intensiva, poi lo mettiamo a fare la parte di setting, quindi presa appuntamenti.
e intanto gli diamo una serie di materiali e contenuti da studiare. Al termine di questo mese di addestramento facciamo un roleplay. Quindi iniziamo ora a verificare le capacità di vendita. L'abbiamo formata duramente un mese perché noi abbiamo preso una persona con l'attitudine giusta, ma non con l'esperienza e la capacità di vendita. Non per questo la metto a bruciare i miei potenziali clienti, i miei lead. Quindi che cosa faccio? Per un mese l'addesto, la formo, la metto a fianco a un venditore di successo ad ascoltare le trattative, intanto gli do materiali da studiare, intanto la rendo utile tramite una presa appuntamenti, un'attività di ripiego, tra virgolette, ma comunque utile e profittevole per l'azienda. Fa un mese di formazione, a fine del mese un altro colloquio, ok? Roleplay. Andiamo a vedere come sono andate questo mese di lavoro, andiamo a vedere cosa è successo, cosa gli è piaciuto, cosa non gli è piaciuto, quindi riverifichiamo se è emerso magari qualche cosa che prima non avevamo capito, in fase di colloquio iniziale, vediamo se è la persona giusta per noi, se è la persona giusta per noi, quindi se non mi è piaciuto lavorare tutte queste ore. Perfetto, allora ti troverai male, tra un anno non lavorerai più con noi. Quindi il colloquio, questo è molto importante, i colloqui di lavoro non si fanno solo prima di inserire la persona, si fanno sempre, si fanno dopo un mese, ma si fanno anche dopo 3 mesi, 6 mesi, un anno, perché alcune cose, uno, le persone cambiano, due, alcune cose non emergono immediatamente, anzi, ti dirò la verità, quasi nulla emerge da questi colloqui, ok? Quante volte hai fatto il colloquio con qualche persona e ti sembrava la persona più brillante di sempre, poi l'hai messa a lavorare era uno scappato di casa. Ok, succede sempre. E è per questo che il colloquio non si fa solo una volta, si fa subito prima di entrare, dopo un mese, dopo 3 mesi, dopo ogni trimestre dovresti rifare un check-up del profilo, sostanzialmente, perché se va portato a un livello più alto, bisogna retrocederlo, bisogna mandarlo via, deve restare nella sua situazione, dove deve andare a migliorare. In questa fase, dopo l'addestramento di un mese, c'è la parte di roleplay dove si vede se può passare allo step successivo, quindi se può diventare un consulente. Ogni 3 mesi, 6 mesi, decidi tu la tempistica, rifarai questo colloquio per capire se può passare al livello successivo. Quindi il processo è questo. Prossimo livello. Se passi questa fase qui, o altrimenti, o non lavori più con noi, oppure rifai il processo di addestramento, ok? Di nuovo il processo di addestramento, quindi continui a restare nel tuo stesso livello mentre ti rifai la formazione e poi ci riprovi, fai il roleplay e vedi se passi al prossimo livello. E questo lo fai praticamente di continuo, ogni 3 mesi. Questo è il processo esatto, ovviamente non sono entrato nel merito di ogni step, che noi utilizziamo in azienda per selezionare figure commerciali, formarle e renderle veramente dei guerrieri della vendita. Ho spiegato di questi esatti processi più nel dettaglio, entrando nel merito delle esatte domande da fare ogni step, delle esatte caratteristiche che hanno il nostro vendor persona. Quello che è il protocollo standard, l'abbiamo detto prima, che ci ha permesso di selezionare, gestire, far performare, generare veramente milioni di euro di vendite a oltre 50 reparti commerciali e oltre 100 venditori, all'interno di un manuale pratico di oltre 400 pagine, un uomo solo al comando. Questo manuale qui contiene tutti i dettagli su questo protocollo e altri 19 protocolli standard che abbiamo integrato in azienda e che ci permettono oggi di gestire oltre 50 reparti commerciali contemporaneamente, senza il mio assiduo controllo, senza avere perdite di denaro ogni singolo giorno e senza nemmeno conoscere il nome delle persone con il quale lavoro. Quindi, ora, questo libro è sicuramente una miniera d'oro nel tuo caso, perché ci sono gli esatti step pratici che tu fai copia e incolla e li metti dal giorno dopo nella tua azienda. Allo stesso tempo ho deciso di regalare completamente questo libro per avvicinarmi a nuovi imprenditori con il quale potenzialmente sviluppare una collaborazione per questa settimana. Quindi puoi richiedere gratuitamente questo libro da questo link e accederai inoltre a un bonus assolutamente dal valore inestimabile. Ti aspetto!